Ragazzi, grandissime novità per la serie più attesa e più difficile perché partiremo per la prima volta sin dall'inizio con il livello Superstar. Mi avete già avvisato che è un livello quasi impossibile, ma questa è la nostra sfida, riuscire a far bene anche sotto questo livello. Abbiamo agito tantissimo sul mercato, abbiamo portato e migliorato la rosa, soprattutto con la B. Adesso andiamo a vedere un po' tutto, andiamo a vedere anche il nostro esordio contro la Dinamo Zagabria in Champions League per l'andata dei preliminari della Champions. Come detto, prima di cominciare, un bel like, iscrivetevi per portare a il canale, mi raccomando, si può partire. Allora, io vi faccio vedere direttamente lo schema di gioco, che così andiamo meglio. Dunque, vi ho migliorato tantissimo, ragazzi, tantissimo la squadra B. Guardate chi abbiamo preso. Allora, ve li faccio vedere. Il Bo Williams, terzino destro, 21 anni, va benissimo, ragazzi, va benissimo. Certo, non è il top, però, sempre meglio di quelli che avevamo prima. Sembra meglio di Zappa e compagni. Poi, Capasso c'era già, Tuanzebe dal Manchester United, pure lui un ottimo colpo, anche lui, no, no, lui non al parametro zero, lui l'abbiamo pagato, però circa 2-3 milioni, quindi è un DC 76 di overall, 25 anni, mi sembra un ottimo colpo, visto che prima avevamo il buon, aspetta, dove sta? Scognami io, 67, e il Zalde avevamo 69, adesso qui abbiamo il grandissimo, irreprensibile Agbenye, come cazzo lo si chiama, terzino sinistro, pure lui. Non ricordo se l'abbiamo preso a zero oppure l'abbiamo pagato. Vabbè, ma poco importa. Poi nella mediana abbiamo sempre Šošev. Abbiamo preso anche lui Freddy Guarin, ex Inter. Lo sappiamo tutti. Grande, grande. A parametro zero, 35 anni. Porta tanta esperienza per quello che può essere il suo ruolo all'interno della squadra. Poi Lamprou Buku come esterno sinistro di attacco, dove ci mancava perché non ce l'avevamo proprio principalmente. Quindi abbiamo preso lui, è molto veloce. E poi Pietro Pellegri qui, sempre davanti. Mentre per quanto riguarda la prima squadra, la squadra principale, non grandissime novità sono state apportate. Come vedete, però, abbiamo preso lui, forse la più importante, Traoré, come consigliato da voi. Gli altri ragazzi li ho visti, i vari Barella, Kumbulla e company, costavano tutti quanti troppo, quindi non abbiamo potuto portarli a casa. Orsolini a sinistra, Insigne a destra, Simi. Purtroppo Croce e Delizia sempre lì davanti come attaccante centrale. E raga, bella, mi piace. Secondo me può andare bene così. Quindi, vediamo un attimo qua. Messaggi, cosa abbiamo? Ah, sì, ok, va bene, ok, è arrivato. Allora, avanziamo, siamo pronti, siamo carichi. Anzi, prima di essere carichi un attimo, io vi faccio vedere come sempre che siamo su Superstar, ragazzi. Ah, mi avete chiesto anche di farvi vedere il budget, un attimo, se mi ricordo dove cazzo era. Impostazioni budget, eccolo qua. Io ce l'ho così, ragazzi. Poi in caso mi fate sapere se c'è qualche voce da cambiare. Comunque, così è stato impostato. E per adesso andiamo. Seguiremo questa partita come da tradizione. L'esordio contro la Dinamo Zagabria. Speriamo bene. Allora, schema di gioco dovremmo essere già a posto. La formazione è quella principale. Zappa, ma non c'è nessuno meglio di Zappa lì a destra. Ma veramente? E ci sarebbe il buon Williams, però ormai lo utilizziamo. Oppure facciamo così: Williams lo mettiamo qua a destra. Ok. E poi salviamo questa. Sì. Prendiamo. No. Prendiamo la formazione B e ci mettiamo il buon Zappa. Mi sembra una cosa intelligente da fare. Allora, dove sta? Zappa? Dov'è il signor Zappa? Eccolo qua. Perfetto, e lui va in panchina, perfetto. Così Zappa ce lo spostiamo nella formazione B. Salviamo la formazione B, sovrascriviamo e ricarichiamo quella A perché andremo con questa. Oh, emozionato. È la prima volta nella mia vita che vado ad affrontare un match di Champions League su PES nella Master League. Quindi andiamo e vediamo che succede, ragazzi, perché ne vedremo delle belle, ne sono sicuro. Siamo emozionati, preliminari di Champions League. Non vedremo tagli in questa partita, la seguiremo tutta. Per le protagoniste di questa partita, l'anno Sono davvero in estasi. accademico è cominciato in anticipo, ma non è mai Meno troppo male che presto c'è Caressa per che imparare a pensa a vincere. sparare Che minchiate. traiettoria Benissimo. prenderanno da qui ai Luperto. prossimi mesi? Quale sarà il Ora loro Busquets. futuro? Perfetto. Cominceremo a scoprirlo Noi! dalla partita di oggi. Vabbè, non è successo niente. Insomma, in qualche modo ce la siamo L'esibizione di cavata, dai. tifo sugli spalti è qualcosa di Masciangelo, incredibile. Traoré. Questo stadio Mamma lo mia, che vedo azioni. davvero unico. Orsolini, ancora per Mascia. L'atmosfera è Traoré. elettrica, è
Busquets, mamma mia che centrocampo però che abbiamo quest'anno, ragazzi, eh. Abbiamo davvero un gran centrocampo. Masciangelo, Traoré, Simi. Oh, arbitro però, dai. Madonna santa, che ignoranza. Ma come si fa a non fischiare il rigore? Sì che tanto non li so battere, però potevamo avere un'occasione in più. Ma l'arbitro, mamma mia, non mi fate parlare. Guarda, meglio che mi sto zitto, perché mi bannano. Balin contro Yusupov si fa superare, ma c'è Luperto che come sempre è un muro umano. Ora il Busquets può ripartire. Williams, la prima palla che tocca il nuovo acquisto appena arrivato a parametro zero. Yusupov, ancora il buon Insigne. Ma state zitto, tu sei sonnolento. Ecco, Simi, perfetto. Guarda, Fabio, sei notato, si chiudono bene, ragazzi. Sì, sfruttala tutta. Bravo Araujo, che si spinge addirittura anche in avanti. Simi vede Orsolini. Traoré. Centralmente, Yusupov. C'è poco spazio. Orsolini di tacco per il Mascia che non se l'aspettava. Attenzione, può andarla a metterla dentro. Masciangelo! Oddio, no! Che cos'era? Madonna, Sertem. Lasciato il regista del tasto. Aspetta, mi sposto pure sopra. Porca paletta, porca. Ha fatto bene a provarci. Traoré. Serve un gol. Almeno un gol in trasferta, ragazzi. Per andare ad affrontare poi il ritorno con più tranquillità. Oh, Asimi, non cominciamo, Petkovic, ex Catania, tra l'altro, il buon Bruno Petkovic. Araujo, bravo, bravissimo. Fallo è anche piuttosto evidente. Questo è fallo, quello no, questo è fallo. Ma ah, per carità. Dai, va. Ah, sotteso. Moro, va a battere questo calcio di punizione. Il cross in mezzo, Petkovic, attenzione, pericolo. Bravo. No, nulla. Ma l'avevo annullato però. Perché non mi ascoltano mai? Sono troppo furbi. Il portiere si oppone. Vabbè, la parata, va bene. La poteva bloccare. L'avevo bloccata pure io, probabilmente, però vabbè. Traoré. Yusupov. Nessuna delle due squadre Insigne. Riuscita a superare il portiere Simi. Avversario. Zero Insigne. Zero. Ancora per Simi. Fa volare Williams. Si deve fermare. In mezzo. Ma santo Dio immacolato. Orsolini. Vede Traoré. 1-2. No. Oriol Busquets. Ma ancora il Pescara. Oriol Busquets. Araujo. Male. Dobbiamo evitare questi errori perché... Signore. È inutile che fa. Certo, niente cartellini. E allora promuoviamo la delinquenza. Promuoviamo e uccidiamoli tutti. No, a sto punto accoltelliamoli e facciamo prima. Tanto non ci sono cartellini, che ce ne frega a noi. Diamogli un colpo di pistola. Williams, Yusupov, Traoré. Buonanotte, Traoré. Pure tu, Già c'è Simi che mi fa disperare. La mette in avanti. No. Williams è più veloce. Bravissimo. Che cosa ha fatto Fiorillo? Ma era per lui. Ed è il primo gol della gara. Ma era per quello in basso, ragazzi. Perché Fiorillo? Perché Fiorillo, maledetto. Era per quello in basso, ve lo giuro, l'ho direzionato. Vabbè. 1-0, va bene, dai. Siamo stati protagonisti di rimonte ancora più impossibili, quindi non ci fa paura. 37esimo, abbiamo ancora tutto il tempo per poter almeno pareggiare. 1-1 già ci darebbe un bel boost per quanto riguarda il ritorno. Dobbiamo segnare però, dobbiamo cercare il gol. E sinceramente, non è che stiamo giocando contro il Real Madrid, Possiamo anche farci. Poi certo, non abbiamo neanche fortuna nei rimpalli, Moro. Decidono di giocarla all'indietro. Fa avanzare la manovra Marin. Niente, non creare pericolo. Bravo. Simi. Fallo scattare. Fallo volare. Oddio. Mamma mia. Un piede, maledetto. Non è che solo taglia quel piede, no. Un piede.
Araujo. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Traoré centralmente per Busquets. Bravo per Masciangelo. Benissimo. Ok, primo tempo assolutamente immeritato, frutto e figlio dell'errore di Farelli, che anzi dell'errore di sto gioco che è programmato proprio a Caniscalzo, perché io avevo qua sinistra, dove? Qua a sinistra l'ho data. Sì, perché gliel'ho data centrale, vabbè. Sono sicuro che questo è il gioco, ragazzi, che siccome siamo troppo forti, e allora usa questi mezzucci per poter vincere contro di noi. Cioè, non c'è altra spiegazione. Insigne. Vede Simi che si gira. Bravissimo. Il filtrante per Orsolini. Troppo filtrante, però, ma ci arriva. Oh, Orso, ti prego. È nostra. Vabbè. No, nostra? Sì, ok. Dai. Anzi, ci spostiamo anche con una mentalità un po' più offensiva. Masciangelo verso Traoré, appoggia Dorsolini. Il cross in mezzo. Insigne la può spizzare per Simi, ma non ci arriva perché è alto un metro e un tappo. Credo che questa sia la Bravo Williams! Oddio! Williams! Insigne! No! Mi ha tenuto! Perché in questo gioco non esistono le trattenute? Perché? Oh, la disperazione già alla prima partita di campionato. Di campionato, vabbè, della stagione. Quello che... Che miseria, porca. Vai Traoré, oh, che mi sei costato un occhio della testa. Mi sei costato Petkovic. Bravo. Vai Yusupov. No. E trova bene il compagno. Bravo, chiudilo. Oh, ma raga, eravate in due. Oddio mio, quanto stiamo soffrendo, santo Dio. Mamma mia. Eh beh, Fiorillo si è fatto un po' perdonare in questo doppio intervento. È difficile, ragazzi, credetemi che è veramente difficile. Tua, bravo, vai, veloce. Mentalità offensiva. Bravo, non fare minchiate, grazie. Già una è sufficiente. Scodella in avanti. Insigne. Sono sempre davanti. Bravo Simi. Oh, scatta, maledetto Orsolini. Fai un movimento. Attenzione, Orso contro tutti. L'Orso buono contro tutti. La mette in mezzo. Ma Simi non c'è. È andato via. Simi non è più cosa mia. È incredibile. Non si sa cosa faccia quest'uomo. Devono insistere. Sta a loro dare il massimo in questa fase, avanzando il più possibile. Proprio così. Dai, dammi sta palla e levate. Vai Orso, scatta, che sei il più veloce. Ma dove va? Mamma mia. Ma che fa? Che fanno? Ma Shancho, è tua. La stoppa, bravo. La dà subito a Simi. Bravo. Vai Simi, vattene in mezzo, maledetto tu, maledetto. Masciangelo, il cross, Simi! No! Dio santo, no! Madonna, che cosa ha fallito Simi? Vabbè, era difficile però, ragazzi. Proprio di storpiatura quella. È girato, ha fatto una cosa particolare. Un avvitamento carpiato. Neanche non so chi. Neanche la Pellegrini sarebbe riuscita a fare una cosa del genere. Ah, peccato. Vabbè, non è ancora finita, dai. Ce la possiamo fare. Provano a ripartire da dietro. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Dai, bravo. Oh, sto Williams però è incazzato. È proprio tosto. Quello proprio che ci serviva. Oh, hanno sbagliato. Orsolini. Sembrano aver eretto un muro in difesa. È un... Mostrano un buon controllo del gioco. È difficile quando prendono palla, ragazzi. È veramente tosto riuscire a prendere il pallone. Questi. Ha spazio sulla fascia. Va bene. Veloce Fiorillo, veloce. Ma non a lui, maledetto. Non capisci un. La palla è andata fuori, però. Io lo sapevo che l'avrebbe preso. Perché io la passo se lo sapevo? Perché il mio cervello fa delle cose ugualmente, nonostante. Già sappia che. Sarebbe un fallimento. Mamma mia, vabbè, va. Che siamo ubriachi. Mamma, quel Williams, ma quanto è cattivo. Oddio, scatta, Insigne. Ma perché sei così lento, maledetto? Ma che è un paracarro svizzero? Che è? Stare nella loro metà campo. Devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Orsic. Aia.
Luperto deve andare a chiudere. Forse ce la fa, non ce la fa? Sì, ce l'abbiamo fatta. No, non è vero, non ce l'abbiamo fatta manco per niente. Vai, vai, vai. Oh, e basta. Ma che c'ha? Una calamita sta palla sui loro piedi. Basta, arbitro. Ecco, e questo è il rigore. Ecco. Ma certo che accentua, ma dov'era? Mamma mia, ma che ignoranza. Va. Ma dove? Perché? Perché mi devono rovinare le stagioni? Perché? Petkovic. Oddio, no! Madonna mia! È un vantaggio importante. Arrivati a questo punto della gara. Aveva già capito dove sarebbe finito il pallone. La difesa ha pasticciato e lui li ha puniti. Cioè, oltre il danno, anche la beffa. Incredibile. Oltre il danno, la beffa, ragazzi. C'è la palla lunga, in avanti. Non so che dire. Traoré, di tacco per Simi. L'allarga, Dorsolini. C'è spazio per calciare. Simi, di prima. Simi. No. E ha fallito una buona occasione da gol. Non possono permettersi di sbagliare occasioni del genere. Se continuano così rischiano di non farcela. Ma sì, mi mando cazzo, vai, porca miseria. Ma accorcia un poco, no? Come faccio a darti la palla a 400 km che c'ho un muro blu qua davanti? Ma ci vuole anche un attimo di intelligenza tattica, no? Mamma mia, 2-0, certo, è molto difficile, ragazzi, adesso in casa nostra. Ci proviamo, però. Sto rigore non ci voleva. Sulla fascia, non ci voleva neanche esisteva. E questa è la cosa grave. E ci fosse stato, uno dice, vabbè, è colpa mia, ho fatto il rigore. Ovviamente. Ma un rigore inesistente, l'ultima azione, probabilmente, vediamo se riusciamo a portarla a termine. Eh no, è perché ovviamente questo deve fischiare subito. Vabbè. Vabbè, ragazzi, proprio una partita venduta completamente. Trava Fiorillo che è un ubriaco, gli arbitri che manco fischiano. È vero che noi ne abbiamo fatto poco, è un tiro solo in porta. Loro sei, per carità di Dio, non dico che meritavamo la vittoria, mai nella vita, ma neanche però sto risultato passivo, visto che è stato frutto e figlio di episodi assolutamente inconcludenti, proprio non c'entrano una mazza. Vabbè. Andremo a giocare nel prossimo video. Inizieremo le due partite. Anche se a questo punto mi sa che la Champions League già ci saluta. A livello di mercato credo che abbiamo finito, sinceramente. Abbiamo visto gli svincolati, abbiamo visto lista trasferimenti. Ragazzi, abbiamo preso tutti quelli che servivano. Non c'è nessuno in grado di poter dare un apporto a questa squadra. Anzi, nessuno migliore di quelli che già abbiamo. Vediamo sotto osservazione. Ecco, tipo un portiere che vada a sostituire il buon... Aspetta un attimo, vediamo questo da 75. Potremmo metterlo al posto di Farelli, che tra l'altro ha anche un'offerta, quindi possiamo andare anche... Certo, questo è 35 anni però. Ci sono altre sicurezze di voler firmare per il nostro... Vabbè, ce lo pigliamo? Per 2 anni, vabbè, ma che ce frega, ma sì. Al posto di Farelli, va bene. Ci prendiamo anche il buon Paschalakis. 33enne, no 35, ho letto male. Greco 33enne, vabbè, ci sta, per un portiere ci può stare. Ragazzi, e purtroppo è andata così. Fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti, io che vedo fa. No, non posso farci nulla. Tenteremo il tutto per tutto nella partita di ritorno. Nel prossimo episodio vedremo Bologna e poi il ritorno in casa nostra contro la Dinamo. Quindi vediamo cosa va a succedere. Un bel like, notizia, un'iscrizione per supportare questa squadra appena nata e questa serie che comunque sia sta andando avanti. Io vi voglio bene come sempre. Ci vediamo domani con un nuovo fantastico video. Ciao.